terzo intervento è quello del secondo speaker pro, che dovrà innanzitutto ribattere alla confutazione del primo speaker contro, evidenziare i punti di debolezza dell'argomentazione del team dell'opposizione e difendere l'argomentazione del primo oratore pro. Dopodiché, il secondo oratore pro potrà proseguire la presentazione della linea argomentativa della propria squadra, illustrando una o due argomentazioni. Anche il suo intervento sarà di 8 minuti. Il quarto momento è l'intervento del secondo speaker contro, che ricalca quello corrispettivo della squadra pro o di governo. Sempre in 8 minuti, il secondo oratore dell'opposizione dovrà ribattere alla confutazione del secondo oratore pro. Ristabilire la validità degli argomenti avanzati dal proprio team, presentare la propria parte della linea argomentativa. A questo punto, e siamo al quinto momento, è il turno del terzo speaker della squadra di governo, che dovrà ribattere alla confutazione della controparte, vale a dire del primo e del secondo speaker contro. Dovrà successivamente difendere le argomentazioni addotte dalla propria squadra, ripercorrendole in una breve sintesi. Può aggiungere un'ulteriore argomentazione solo se questa è stata anticipata nel primo intervento. Il tempo a disposizione, anche in questo caso, è di 8 minuti. Il sesto momento è riservato all'intervento del terzo speaker della squadra contro, che, sempre in 8 minuti, critica la confutazione del terzo relatore pro, difende la linea argomentativa sostenuta dalla propria squadra, ripercorrendola in sintesi e apportando ulteriori esempi o prove. Il terzo speaker non potrà presentare altre argomentazioni. L'ultima parte del debate è dedicata ai due discorsi di replica di 4 minuti ciascuno. La prima replica spetta alla squadra contro. Ambedue gli oratori, contro e pro, devono offrire una panoramica dei principali punti di scontro affrontati durante il dibattito. Per ogni punto, poi, ciascuno oratore dovrà analizzare i due aspetti del dibattito, criticando e sottolineando la debolezza degli argomenti della controparte ed evidenziando la forza degli argomenti della propria squadra. Lo scopo è dimostrare che la strategia argomentativa della propria squadra è stata in grado di offrire la soluzione più convincente ai problemi posti dalla mozione.